Ciao ragazzi, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video YouTube. Allora, oggi andiamo a vedere l'oroscopo per il mese di agosto per ciascun segno zodiacale. C'è qualcuno che mi ha inviato una mail, mi ha chiesto: "Ma Annina, li carichi tutti? Qualcuno in ritardo?" Sì, la risposta è sì. Li carico sempre tutti. Quando faccio i video dei segni zodiacali faccio uscire sempre 12 video al round, diciamo, e può succedere per motivi di lavoro, motivi insomma di salute o vari imprevisti, tipo adesso non mi va internet, insomma, quindi un po' di cose, che magari sia sballato, che magari escono 4 segni, poi c'è un giorno di pausa, poi ne escono altri 5, cioè non lo faccio apposta, ma tipo una persona mi ha detto: "Ma Annina, devono ancora uscire gli altri segni di agosto?" Sì. Ci vuole del tempo, a volte riesco a caricarveli tutti e 12 fuori subito, altri ci metto un po' di più perché appunto sono tanti, quindi appunto sono tanti, mi devo organizzare. Due comunicazioni velocissime al volo e poi tutto il video lo dedico al vostro segno zodiacale. La prima, ho fatto degli shorts e dei reel qui su YouTube e su Instagram che vedrete. Per seguirmi su Instagram trovate il link in descrizione che vi consiglio di andare a guardare, principalmente perché così mi potete supportare e anche vorrei dedicarmi sia a Instagram sia a YouTube in modo da, diciamo, avere una crescita insieme, no? Perché tanti non mi seguono su Instagram e via dicendo. Seconda cosa, più importante, poi ho finito. Io faccio dei consulti, delle consulenze private. Mi chiedete sempre informazioni in merito se vi va, mandatemi una mail qui sotto, in descrizione trovate l'indirizzo email e mi chiedete: "Annina, vorrei delle informazioni per un consulto privato." Già qualcuno di voi mi ha contattato, un bel po' di voi, tanti mi avete detto: "Annina, so che sei piena." Sono piena, siete tanti, ma uno spazietto tra, diciamo, lo trovo sempre. Però vi dico, affrettatevi, uno perché vado in vacanza e due perché siete in tanti e la community sta aumentando sempre di più, quindi le mail che ricevo sono sempre di più. Quindi se volete una consulenza, scrivetemi subito per tempo, non aspettate all'ultimo e poi io vi do tutte le informazioni. Se non l'avete mai fatta, perché c'è anche chi poi lo fa una volta al mese, una volta ogni 2 settimane, se non l'avete mai fatta, io ve la consiglio almeno una volta. L'ho fatta anche io, me la andrò a far fare una lettura, perché comunque è un modo intanto per conoscersi. C'è stata una persona che si è anche messa a piangere, si è emozionata in una lettura che ho fatto io, e si è confidata con me. Io ho apprezzato tantissimo questa cosa e ringrazio davvero di cuore per la fiducia. Però è proprio, diciamo, un momento vostro che vi ritagliate, no? Ed è bellissimo. È veramente, veramente bellissimo. Quindi se volete informazioni per i consulti mandate una mail. Io vi mando un bacione, iscrivetevi al canale e iniziamo subito con il tuo segno zodiacale e con le previsioni del mese di agosto. Ed eccoci qui, Toro. Che cavolo, sto tentiatore, veramente non vedo l'ora che arrivi settembre perché proprio l'ho vissuta malissimo quest'estate, ma ne parleremo in altri video. Allora ragazzi, prima di iniziare io sarò un po' maleducatina perché dovrei dare spazio a voi e lo farò, però vi voglio chiedere un consiglio, quindi chiedo scusa che appunto ne approfitterò perché che cavolo, per chiedervi un consiglio, ma se sarete gentili insomma mi risponderete. Allora, a me piace un ragazzo che ha del segno zodiacale del Toro, più precisamente nei primi 15 giorni del mese di maggio, ok? E è insomma, un bel ragazzo, una persona molto, molto tipo difficile, nel senso che fa fatica a fidarsi delle persone, si lascia difficilmente andare, via dicendo. È una persona che non ho, con cui non sono ancora, diciamo, uscita. E non so se succederà. Fatto sta, mi piace questo ragazzo che ha del segno zodiacale del Toro. E l'unico, cioè l'unica cosa che sto facendo ora è chattare. Quindi, con queste informazioni che sapete, se potete darmi qualche consiglio, quindi qualche consiglio sui messaggi, che cosa scrivere, cosa dire, cosa raccontare per catturare la sua attenzione e potenzialmente a conquistarlo, ben venga nei commenti, fatemi sapere. Detto questo, allora io partirei facendo una panoramica proprio generale
e utilizzo i tarocchi per essere un pochino più precisa. Scusate l'allarme maledetto in sottofondo. Scusate anche se i video sono usciti questi due un po' tardi la sera, ma ho avuto troppo da fare. Il sole, che bello. L'unica cosa che ti dico è di iscriverti e attivare la campanella, perché come vedete a volte i video escono in orari diversi, ho cose da fare, quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella. Allora, vediamo. Aspettate che mi concentro. E mese di agosto 2024, segno del toro. Una panoramica di che cosa accadrà o su che cosa deve lavorare, a che cosa penserà, che cosa succederà al toro questo mese. Allora abbiamo il mago rovesciato, il 9 di spade, cos'altro? Segno zodiacale del toro. Che brutta sta carta, la odio. Non perché dice cose negative, ma perché è un po' una carta malinconica. Il 5 di coppe. Il 7 di spade rovesciato. Storgo un po' il naso. Il papa capovolto, un po' volete, diciamo che siete stanchi, volete uscire da un periodo buio. Cos'altro? L'asso di bastoni capovolto nel taglio. Ah no, aspettate, no, perché non ho guardato sotto. Vabbè. Cioè, in caso la regina di bastoni. Ok. Ma allora, intanto qui secondo me siete stufi. Siete veramente stanchi di certe situazioni, di certe persone, di farvi andare giù le cose. Volete veramente dare un taglio a qualcosa. Innanzitutto, secondo me. Perché comunque sono carte molto, molto impegnative, non sono delle carte semplici, delle carte leggerine. E quant'altro. Allora, il mago, che è anche chiamato il bagatto. Allora, la carta parla un po' di talento sprecato, di astuzia, di imbrogli, di raggirare un pochino, manipolazione, furbizia, illusioni, persona disonesta. Vediamo perché a che cosa fa riferimento questa cosa. Allora, segno zodiacale del toro. Ok, allora forse gli amici, con qualche amico, con qualche rapporto d'amore, qualcuno che magari ti sta, cioè o tu stai attuando una strategia o qualcuno la sta attuando nei tuoi confronti, penso più tu. Ok, smettila di rimendare. È anche un po' il nasconderti, cioè non ti vedo protagonista, ma ti vedo passivo delle situazioni, quando in realtà dovresti prendere in mano la situazione, la tua vita, sotto tanti aspetti, sotto tanti punti di vista. Poi abbiamo la carta del 9 di spade, che è una carta che ti parla di sofferenza, delusione, solitudine, ed è una cosa che tu fai fatica ad esternare, a farlo vedere e a parlarne con gli altri. E il 5 di coppe è una carta che ti parla sempre di frustrazione, un po' una crisi, scelte difficili, malinconia, però sì, comunque il fatto di essere, stare solo o sola, quindi qui secondo me non c'è un partner per tanti di voi. Vediamo perché c'è questa crisi, perché c'è questa solitudine,
cioè, perché c'è questo momento difficile? Che cosa stai vivendo che ti sta facendo del male o perché ti sentirai così? Anche io, se vi può consolare, che sono dell'acquario, non ho avuto delle previsioni negli oroscopi che guardo io così positive per agosto, quindi mi sono anche pure incazzata. Comunque, fatemi sapere anche la compatibilità tra acquario e toro in amore. Allora, perché c'è questa sofferenza, questo disagio, insomma, come mai? In questo momento ho in testa fredde palma, non so perché. Allora. Ah, ok, l'equilibrio. Probabilmente non hai un equilibrio nella tua vita o ci dovrai lavorare sui vari punti di vista, sul non avere fretta. Ok, le difficoltà sono sotto questo punto di vista qua. E secondo me è l'equilibrio proprio interiore e anche a livello corporeo che diciamo a te viene a mancare. E infatti vedo proprio il bisogno di riflettere, il bisogno di prenderti un momento per te, del tempo per te. Magari qualcuno di voi è anche già andato in vacanza, ma comunque non è stato sufficiente e probabilmente magari anche tanti di voi non sono nemmeno riusciti a rilassarsi come desideravano. Ci sono dei consigli che dovrete ascoltare da parte di qualcuno anche sul lavoro. Mi preoccupa un po' la carta del Papa, la carta del Papa capovolto, perché è una carta che parla di, tra virgolette, ribellione, essere anticonformisti, fare delle scelte sbagliate, avere un nemico. Quindi vediamo, cerchiamo di capire come mai ti è uscita la carta del Papa, rispetto a che cosa fa riferimento, come mai. Perché c'è questa voglia di ribellarti? Cerchiamo di capire un po'. Perché c'è il capa, il, scusate, perché c'è la carta del Papa rovesciata? Ok, qua parlano chiaramente dell'amore, gli amanti. Scelte dettate dal cuore e guarigione. Allora, innanzitutto, dato che mi parlano dell'amore, si può trattare di non senti. Allora, forse anche questa solitudine è proprio per l'amore che manca, ricordi del passato, scelte sbagliate, qualcosa che brucia ancora, che fa male, non un ritorno, nemmeno una new entry, nemmeno un qualcuno del passato che si fa vivo, ma proprio il vostro cuore che è ancora incazzato e sarà, tra virgolette, incazzato perché dice: mi merito un amore bello e non ce l'ho. E soprattutto, soprattutto, le carte dicono che dovete aprire il vostro cuore all'amore e dare un taglio netto con la convinzione di non meritarvi cose belle, di non meritarvi affetto, le giuste attenzioni. No, tutti ci meritiamo delle cose belle, tutti ci meritiamo un amore da sogno, tutti ci meritiamo di essere amati. Quindi se hai queste convinzioni stupide, mandale via. E poi c'è la Regina di Bastoni, che è una carta che parla di determinazione, sostegno. Qui potrebbe esserci proprio una donna, potrebbe essere del segno del fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, o comunque una donna molto sostenuta, pratica, energetica, fiduciosa, carismatica, affettuosa, che magari ti sarà vicino in questo periodo e ti aiuterà a crescere, ti darà dei consigli, magari è una ammiratrice segreta. Potrebbe anche essere questo, o una ammiratrice che ti sta dimostrando il suo amore e tu non riesci a lasciarti andare proprio per la crisi, diciamo, no? Che stai vivendo. E grazie a lei ti potrà magari anche essere d'aiuto sul lavoro, ti darà qualche, magari ti stimolerà o ti farà, come posso dire, farà arrivare nella tua mente nuove idee, ti darà degli spunti. Ok, quindi è una persona che sotto sotto vuole veramente il meglio per te. Non so se tu sei disposto a lasciarti andare in questo senso. Allora, vediamo. Direi che andiamo a vedere le carte dell'amore e i messaggi e poi vi lascio tranquilli. Comunque, questo un po' era il piano principale. Allora, vediamo le carte dell'amore. Vediamo sempre cosa accadrà.
Beh, io metto in realtà, non voglio mettere un tempo, voglio dare, allora, agosto. Voglio dire, è una cosa mia personale, lasciate stare, nei prossimi 5 mesi. Quindi quello che chiedo, se non vi si realizza ad agosto, in amore, non sul resto, nell'amore, è perché ho fatto la richiesta per 5 mesi. Quindi vediamo che cosa accadrà al toro in amore nei prossimi 5 mesi. E prendo proprio 5 carte, come se facessi primo me, cioè agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, ok? È una cosa mia. Allora. Vediamo. Amore, toro. E le carte che volano qua. Avevo visto questa comunque, magari a qualcuno può essere d'aiuto. Allora, stavamo dicendo, amore toro, vediamo. 5 carte. Qui mi viene da pensare al rapporto di convenienza. Sono troppo agitata e non riesco ad essere. Ok. Poi abbiamo cambiamento. Riprendersi, no, però non mi ha risposto. Lascio stare, non mi ha risposto a quello che volevo. Non mi danno elementi per darvi una spiegazione, quindi lascio stare. Comunque potrebbero esserci cambiamenti, un rapporto di convenienza, qualcuno che si intromette, un errore o un doversi chiarire, una gravidanza, ma mi sembra quasi una gravidanza non richiesta. Quindi chiedo in generale. Allora, agosto, amore per il toro. Abbiamo codardo. Che non avevamo dubbi. Dai, scherzo. Poi, runner, la velocità, anche il scappare da certe situazioni, non avere il coraggio di affrontarle, che l'abbiamo anche visto. Scendere a compromessi ed è un po' la carta che vi ho detto prima, no? Sui figli, sul come se vi accontentaste, ecco, mettiamola così. L'errore che ritorna o un malinteso. Guarda, guarda, se non ti iscrivi al mio canale ti frusto perché io l'avevo detto, l'avevo detto. Avevo in mente quella carta, infatti è uscita, avete visto che non ho stoppato il video. Montato, ma è proprio uscita, non ho fatto niente. Non ho, anche perché non avrei motivo di mentirvi, quindi vedete come sono brava con le carte. Iscrivetevi, mi raccomando. Pronto all'azione e pensa solo al suo interesse. Queste già mi risuonano di più come carte. Vediamo i messaggi, ne prendo proprio giusto boh, 4, dai. Allora, vediamo. Allora, abbiamo. Fammi aggiustare la situazione. Questa è interessante, non è mai uscita. Poi mi farete sapere anche se vi risuona. Mi perdoni per quello che ho fatto.
vedo il tuo nome ovunque, non mi sento di rischiare ora. Qui c'è una persona impaurita, una persona che ha paura, una persona che sta dietro le quinte, una persona che non è codarda perché lo fa apposta, ma è una persona magari timida, che ha delle difficoltà. Infatti abbiamo visto le carte di spade, quindi vedremo poi i prossimi aggiornamenti. Comunque è una persona che ha delle difficoltà, non lo fa apposta, poi mi farete sapere. Iscrivetevi, soprattutto dopo che veramente ci ho azzeccato appieno. Un bacione e a prestissimo, vi voglio bene. Ciao Toro!